Il vero ingresso nel mondo, per Alvaro, è il battesimo del fuoco. Scoppia la Grande Guerra e Corrado, allievo ufficiale a Modena, viene inviato a combattere sul fronte nord-orientale. Siamo sul Carso, a San Michele, fra le trincee dove innumerevoli nostri soldati sono caduti. Qui viene ferito anche Alvaro, che avrà la medaglia d'argento al valore. Dopo una lunga degenza negli ospedali militari di Ferrara e di Firenze, nascono le poesie grigio-verdi. Un altro battesimo, stavolta letterario, per il poco più che ventenne Alvaro. Anche per lui, come per tutta una generazione di artisti, la Prima Guerra Mondiale è l'avventura esaltante della giovinezza, poi la devastante scuola di vita, la cognizione del dolore, che solo la poesia sa placare. Se dovrai scrivere alla mia casa, Dio salvi mia madre e mio padre. Non vorranno sapere se sono morto da forte, vorranno sapere se la morte sia scesa improvvisamente. Di loro che la mia fronte è stata bruciata là dove mi baciavano e che fu lieve il colpo che mi parve fosse il bacio di tutte le sere. Di loro che avevo goduto tanto prima di partire, che non c'era segreto sconosciuto che mi restasse a scoprire. Dopo il congedo, Alvaro va a Bologna. È il periodo della collaborazione col Primo Giornale, Il Resto del Carlino, e dell'amore con la donna di sempre, Laura Babini. Nel 19, a guerra finita, si laurea in lettere a Milano, dove comincia quasi subito a scrivere per il Corriere della Sera. Una collaborazione che sarà lunga e sofferta. Fra pochi anni, Luigi Albertini, il mitico direttore del Corriere, inutilmente difeso da Alvaro, verrà allontanato dai fascisti. Una grossa perdita per la cultura europea, titolerà il Times. Poi, Corrado inizia a collaborare con La Stampa, il quotidiano di Torino. Sono gli anni dell'attività più irrequieta di Alvaro, nel tentativo quasi impossibile di affermarsi con la scrittura, per un uomo della sua coerenza morale. Eppure, in qualche modo ce la fa, mentre sull'Italia si allunga l'ombra del fascismo, malgrado non voglia piegarsi alla dittatura. Nel 1931, per Gente in Aspromonte, il libro che rivela al mondo la condizione della povera gente calabrese, Alvaro riceve un premio della Stampa, 30.000 lire, che sono una benedizione. La giuria è composta da Pirandello, Ugo Ietti, Giovanni Papini. Ma tra tante città d'Italia, quella più importante nella vita di Alvaro è sicuramente Roma. Dopo i primi tempi raminghi, l'approdo di Alvaro è nel luogo più suggestivo della città eterna. E Roma cosa rappresenta? Per tutti, ma soprattutto per Alvaro, Roma è il mondo. Tant'è vero che è il mondo Roma che è sostanzialmente la base dei viaggi che Alvaro farà in giro per molti paesi d'Europa, come corrispondente di giornali. Alvaro nella sua carriera è stato in molti paesi esteri, è stato in Francia, è stato in Germania, è stato in Turchia e molti altri paesi ancora. E quindi ancora una volta questo fatto ci dimostra come Alvaro, arrivando da un luogo così marginale come apparentemente la Calabria, si è messo poi al centro della cultura europea. Tra le città europee vissute da Alvaro arriva per prima Parigi. Lo manda Giovanni Amendola all'inizio degli anni 20 come inviato speciale del Mondo. È la grande città della cultura europea, dove vivono i grandi pittori, i grandi scrittori, e Alvaro, poeta degli umili aspromontani, avrebbe potuto incontrare anche Marcel Proust, cantore degli ultimi fuochi dell'aristocrazia parigina, ma senza complessi di inferiorità. È vero, la vita porta Alvaro in molti luoghi, ma per quanto lontano lo sospinga, il cuore è sempre rivolto a sud. Paesi di Calabria, paesi abbandonati negli ultimi decenni,
paese che adesso quasi nessuno ricorda più. Questo morire di una vecchia Calabria, immagine della scomparsa più vasta di un mondo arcaico, è tra i motivi più ricorrenti in Alvaro. Oggi, solo chi ha vissuto sulla sua pelle la violenza di questo abbandono, a poca distanza dalla sua San Luca, può capire cosa è andato perduto. Sono ritornato al mio paese e ho ritrovato tutto come prima. Soltanto non c'era mio padre, né quelli del mondo di prima. Tutto era giovane, eppure era finito. Sono i versi di una poesia alvariana, Il Viaggio, che poi dà il titolo a un bel libro che Alvaro pubblicò nel 1941 su sollecitazione di Don Giuseppe De Luca, il prete della Lucania, grande amante della cultura e che, diciamo, che aveva raccolto intorno a sé tutta la cultura importante degli anni 30. Alvaro aveva pubblicato nel 1917 le poesie Grigio-Verdi. De Luca gli fa una proposta interessante, dice: perché non ripubblichiamo queste poesie, però accompagnate, in occasione della morte del padre, che avvenne nel 1941, accompagnato da un tuo ritorno in Calabria. Ecco perché Alvaro scrive questa poesia, Il Viaggio, ma scrive soprattutto delle pagine Memoria e Vita, che sono il ricordo del padre proprio dalla sua infanzia. Sono forse le pagine più belle di Alvaro, perché Alvaro ritorna al suo paese che aveva abbandonato dall'età di 10 anni, e quindi questo ritorno a rivedere il paese per lui è stato veramente un'ispirazione, un dolore da una parte, ma una grande poesia che lui riesce a trasmettere proprio in questa prosa di Memoria e Vita, proprio la memoria che diventa vita. Ripercorrendo lo spirito alvariano, questo suo ritorno al paese che è continuo, questo nostos continuo alle radici, a ritrovare volti e figure che rappresentano un po' l'essenza della sua opera, però non in chiave riduttiva, regionalistica. No, Alvaro dovunque va, anche in Europa, in Russia, in Turchia, ecco, scopre l'anima mediterranea di questa terra. Alvaro sarà anche a Berlino, a Istanbul e soprattutto a Mosca, la città dove tanti intellettuali arrivano in visita in quegli anni per scoprire se davvero la terra dei Soviet sia il paradiso dei lavoratori. Qui Alvaro, antifascista della prima ora, scopre il volto più atroce della dittatura, che nel libro L'uomo è forte del 1935 diventerà un inno universale alla libertà, da far valere anche nella patria del fascismo. Egli è riuscito a prendere il posto di Dio e della coscienza. Lo si fa univeggente e si dimentica che questa univeggenza è la polizia e gli informatori. Ha finito col vestire sembianze paterne. Ho provato qualche volta a dimostrare di ammirarlo e non sono stato più tranquillo per questo. Mi sono semplicemente detto che avevo commesso una viltà, perché lodandolo ho l'impressione di prostituirmi. Egli sa il peso che ha e manda a volte messaggi di simpatia attraverso amici che lo vedono. Pirandello, che lo ha veduto e al quale egli ha chiesto di me, mi ha detto di andarla a trovare, chiedere un'udienza. Gli ho risposto che ho paura. Alvaro non accetta di collaborare organicamente con il regime. Questo è un capitolo molto interessante nella storia della cultura italiana. Tutta la nostra intellettualità, tutti i nostri grandi scrittori, in qualche modo vissuti negli anni 20, 30, hanno avuto a che fare con la politica culturale del fascismo. Alvaro riesce a tenersi in qualche modo in una posizione più appartata, pur essendo un giornalista importante, conosciuto, riesce ad evitare una compromissione eccessiva. Per quello che gli era possibile fare, Alvaro fu antifascista non di etichetta, ma di sostanza, e anche per questo motivo andrebbe ricordato. Ho sempre cercato di evitare la prigione e di non farmi uccidere. Ho cercato anche di non andare in esilio. Non posso vivere lontano dal mio paese e ho cercato di non avere mai onori ufficiali, di restare un irregolare, non classificato, non tesserato.
dovevo rimanere quello che ero, lontano dalla tessera del partito e da qualsiasi beneficio e onore. Così riuscii a fare. Reputo la libertà la condizione essenziale dell'uomo, quella che lo distingue dagli animali. Non è possibile che siamo così pochi a pensare rettamente e che tutti si ingannino. Cesare Pavese, scrittore inviato al confino negli anni 30, non lontano da San Luca, prima ancora che dei mitici luoghi di Alvaro, è avvolto da quello straordinario mare di Calabria che lo affascina e lo respinge insieme. Ma per la gente di una Calabria così isolata dal mondo, il mare allora era cosa molto diversa rispetto ai nostri giorni. Alvaro ebbe per il mare un sentimento di grande ammirazione, ma nello stesso tempo quasi di paura. Come aspromontano, lui aveva, diciamo, la percezione che la dimensione infinita di questa mare era una dimensione che non entrava, diciamo, nella mentalità della razza aspromontana. Alvaro, relativamente al mare, ha scritto due opere che diciamo tengono il mare come elemento principale, appunto il racconto lungo Il mare e Il caffè dei naviganti, che è una commedia che si svolge in un paese di mare, nella quale appunto tornano i rapporti tra la gente che viene da fuori e la gente del mare. Nel racconto Il mare addirittura c'è questa osservazione che le razze della marina sono diverse da quelle del mare. Quelle della marina sono abituate anche al compromesso, perché ovviamente lo debbono fare, perché c'è, diciamo, un continuo passare di gente, quindi sono dei commercianti, mentre quelli della montagna sono più arcigni, più duri, più coreaci e nello stesso tempo anche fisicamente più resistenti. In treno, ancora addormentato, distinguevo il sud, il mio paese, percependo il suo silenzio, quel silenzio tutto suo, remoto, sterminato, e dal finestrino ritrovavo aspetti del mio paesaggio infantile immutato, è come se mi rimproverasse e non volesse più saperne di me. La voce dei binari, voce di milioni di chilometri, consumati viaggiando a bordo di treni, da un punto all'altro della penisola, fuggendo o tornando in Calabria. Ma soprattutto fuggendo, in viaggi di sola andata. Questa, forse, è la vera colonna sonora del XX secolo calabrese. Si può dire che la vita di Alvaro sia stata segnata dal viaggio. Alvaro comincia il viaggio giovanissimo, anzi bambino si può dire, perché già all'età di 10 anni si deve trasferire dal suo paese per continuare gli studi in un'altra regione, e questo lo fa partire come un bambino sbigottito che entra in un mondo. Lui, il suo mondo era quello, lui lo dice molto: i primi 10 anni della mia vita sono stati i più felici, i più ricchi. E quindi lui esce da questo paese e comincia il suo viaggio per la vita. Il primo viaggio lo fa per studiare e ovviamente il primo viaggio di Alvaro è stato in treno. Lui ha vissuto 61 anni, però penso che almeno un quarto della sua vita l'abbia percorso su treni. Quindi un uomo curioso, che ha voluto vedere, che è stato testimone del suo tempo sia geograficamente, storicamente, ma anche letterariamente. Perché era un uomo che non stava seduto a scrivere solamente, ma voleva vedere il mondo.
Quando è arrivata la ferrovia è stata una rivoluzione completa, in quanto ha dato la possibilità a tutta la popolazione di potersi muovere sia sul territorio regionale che uscire dal territorio regionale. Questo quindi è stato una liberazione anche per i paesi interni come San Luca, quindi la gente cominciava a muoversi, a uscire da un isolamento secolare e a capire meglio il mondo. Alvaro questa cosa l'ha percepita e l'ha anche descritta nei suoi scritti, perché come sanluchese capiva quali erano le difficoltà di una popolazione che era stata imbalsamata per secoli in una situazione sociale. Questa possibilità di potersi muovere sul territorio è stata sfruttata al massimo. Negli anni che vanno dal 1890 al 1913, dalla Calabria sono partiti 870.000 persone per andare all'estero, per andare prima in Brasile, in Argentina, in Venezuela, eccetera, e poi successivamente negli Stati Uniti. La gente comune e umile non aveva nessun motivo di muoversi, anche perché non dovendo mandare i figli a scuola, questo era un problema che non si poneva. Fino al 1881 c'era quasi il 90% di analfabeti, perché questa regione è stata abbandonata sempre a se stessa. Perché noi ammiriamo anche Alvaro? Perché è stato uno dei pochi autori che ha dato alla Calabria una dignità di regione, di territorio, che prima non aveva. Era raro che qualcuno del nord sapesse che cos'è l'Aspromonte. La parola Aspromonte è venuta in voga in Italia perché Alvaro ha scritto gente in Aspromonte e io so di intellettuali dell'epoca che domandavano ma dov'è sta Aspromonte? Perché era una cosa sconosciuta. Però l'Aspromonte aveva come dire, una sua umanità, una sua storia, una sua cultura sebbene popolare, una sua civiltà, una qualche cosa che Alvaro ha voluto tirare fuori scrivendo questo magnifico libro. Quasi tutti gli intellettuali meridionali hanno dovuto prendere il treno a partire dallo stesso Verga, che è partito e andato a Firenze, Pirandello, che è dovuto partire, quasi tutti non sono più tornati. Un po' perché sono diventati non scrittori siciliani, ma diciamo icone della cultura italiana. Oggi non sarebbe il caso di partire, oggi sarebbe il caso di stare qua, di lavorare, di costruire cose che ancora non ci sono, tipo grandi case editrici, per esempio, che non ci sono. Questo per lo sviluppo culturale. Tutti Quattrangelo Lucanto, Serafino, Corbino, sempre non stanno vicini. Quindi aiutano a lavorare, stamattina facciamo il pane, poi mi cresce, mi abbondisce come i pesci del mare. Gli uccelli scendono a temere, ci va tutta l'anima, viventi, i ricchi, i poveri e i pezzenti. Sono pochi i paesi d'Italia che abbiano conosciuto meglio della Calabria l'ingiustizia, il sopruso, la violenza. La povertà è un fatto immenso, superiore a ogni fantasia umana. Tutti noi viviamo un dramma che investe le nostre origini, la nostra educazione, la nostra cultura.